Ma cosa da fa? Mo la gente sta più tranquilla. Non stanno tranquilli là. Sono stato nelle celle, un po' capì. Poi queste guardie ammettono paura a tutti. Ma va. Sì, stanno tutti nascosti. Tomè dice che a forza di dare cose gratis, pure quelli che lavoravano fuori hanno smesso. Io sono stanco là. E poi ci sto a capire morto, mi pare. Raquel si è stranita. Ho capito. Ma sai che tipo, ieri mi sono sparato un podcast. Si parlava del libro che è La fattoria degli animali. E parla di. Una fattoria. Appunto, ci stanno questi animali che a un certo punto fanno una rivoluzione e cacciano il padrone e i maiali pigliano il potere. Tra questi ci sta uno, che si chiama Palla de Neve, che mi ha fatto in mente Maiale. Grazie. te. No, stamma a sentire. Palla de Neve è un buon capo. C'ha pure delle buone idee, soltanto che una certa, tipo, sei fissa questa cosa di costruire un mulino. Sei fissa, capito? Che te fa venire in mente? Cioè, come te, no? Che ti sei un po' fissato con questa roba che fa felici tutti, no? Al mulino è l'unica cosa che abbiamo costruito. Cos'è, come finisce? Male. In modo di dire che finisco male pure io, ma te ci metti pure te. No, no, ma non ti sto a dire questo, ti sto a dire che. Ma hai detto te, scusa, hai detto che non vivi più, sei stanco. Quello che ti sta a dire è che ti devi fare aiutare, però ti devi fare aiutare bene, non da sti invasati. Da chi? Da chi conosce bene la gente, è il posto, come si ragiona, capito? C'hai problemi con i rumeni? Cioè mandi il capo dei rumeni, c'hai problemi con i nigeriani? C'è sta Taribo, problemi con i cinesi? Stessa cosa, il capo dei cinesi. Sono temuti, sono rispettati. Non chiedono nient'altro che dà una mano a. Come la chiami te? Il contributo alla comunità, ecco. Vabbè, fammo che ci penso. Ora sono un po' stanco, vado a riposare. I consoli, Gri. Pure Giulio Cesare c'aveva i consoli.